Una buona serata e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con il bollettino odierno dell'emergenza Covid nella nostra regione. Oggi infatti in Abruzzo sono 2.235 i nuovi casi di positività emersi, di cui 1.383 sono emersi da test antigenico. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 99 anni. Si registrano purtroppo anche 5 deceduti di età compresa tra 78 e 92 anni, 4 in provincia di Chieti e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. 2.149 sono i guariti, gli attualmente positivi vedono un aumento di 61 unità. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 487 persone sono ricoverate in area medica, meno 2, 34 in terapia intensiva, più 2, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 520 in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 646 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 500 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 483 in più in provincia di Teramo e 36 per le persone che risiedono fuori regione. Poi torneremo a parlare di Covid, ma cambiamo argomento, andiamo a Pescara perché la riserva d'Annunziana, dopo il grosso incendio del 1 agosto scorso, tornerà per 2 comparti nuovamente a disposizione dei pescaresi. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, che ha espropriato 2 aree insistenti sempre nell'area verde della zona sud. Paolo Renzetti. Il comune di Pescara ha avviato 2 procedure di esproprio di 2 importanti aree ricadenti all'interno della riserva d'Annunziana. Si tratta dell'ex galoppatoio e della zona dove una volta sorgeva il casello ferroviario. Le novità sono state illustrate dall'amministrazione comunale, che ha rivendicato questa mattina in conferenza stampa l'importanza dell'azione politica. Abbiamo avviato 2 procedure di esproprio. Una che riguarda l'ex galoppatoio, quell'area dentro la riserva naturale, dentro il PAN, espropriamo 13.000 metri quadrati, quindi restituiamo alla città un'area verde che era di un privato, che è di un privato. Si è sempre parlato di acquisire al patrimonio pubblico quell'area, nessuno l'ha mai fatto, noi avviamo la procedura di esproprio convintamente perché pensiamo che tutta l'area, per ora ne esproviamo 13.000 metri quadrati, che tutta quell'area di 50.000 metri quadrati debba tornare velocemente al patrimonio pubblico. E poi espropriamo anche l'ex casello ferroviario, che si trova sempre dentro la Pineta, nella zona di via della Bonifica, dove un privato che ha acquisito il casello vorrebbe costruire una villa. Siccome si trova dentro la Pineta, siccome si trova dentro al PAN, e anche quella è un'area che deve essere a servizio della Pineta, anche lì abbiamo avviato la procedura di esproprio. E intanto, come ha spiegato l'assessore Gianni Santilli, proseguono a buon ritmo i lavori per arrivare a breve alla riapertura dei comparti 3 e 4 della Pineta. Sono in atto già dei lavori al comparto 3 e 4 che pensiamo di riaprire entro la fine del mese, e poi inizieremo i lavori al comparto 5 su suggerimento degli esperti, quindi faremo delle pulizie particolari al comparto 5. Invece quello che mi preme dire è la riapertura dei comparti 3 e 4 in modo da dare la possibilità alla cittadinanza, ai bambini, di tornare a correre all'interno del parco. Possibile che la riapertura totale di tutta l'area avverrà prima dell'estate? Ci stiamo lavorando su questo, sicuramente. Totale sarà un po' difficile, in quanto ci sono stati, l'incendio ha distrutto una grande parte della Pineta del comparto 4, però stiamo vedendo come mettere in sicurezza per dare la possibilità di sfruttare al massimo lo spazio all'interno del parco. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato un esposto all'autorità nazionale anticorruzione inerenti a alcuni affidamenti fatti dall'ASL di Pescara ad alcuni avvocati. Vediamo.
un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per far luce sugli incarichi legali affidati dall'ASL di Pescara ad avvocati esterni. A firmarlo è stato il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che in seguito ad un accesso agli atti ha potuto riscontrare che nel periodo che intercorre dal 2018 al settembre 2021 l'ASL di Pescara ha affidato la maggior parte delle pratiche legali a un numero ristretto di avvocati, pratica che potrebbe configurarsi quale rapporto consolidato e duraturo instaurato con parti di essi a dispetto di quanto prevedono le linee guida vigenti. A spiegare nel dettaglio quanto emerso dalla lettura delle carte e quali sono i dubbi sulla correttezza delle assegnazioni è stato lo stesso consigliere regionale nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso il Palazzo del Consiglio regionale a Pescara. Presentato un esposto all'ANAC per far chiarezza su alcuni affidamenti di incarichi legali dati dall'ASL ad avvocati esterni. Ebbene, il focus è stato fatto dal 2018 al 2021, scoperto che l'ASL ha affidato all'esterno 338 pratiche legali. Di queste 338, ben 140 sono stati affidati a soli 3 avvocati, ulteriori 107 ad altri 8 avvocati, e poi ho scoperto che nell'albo precostituito dall'azienda del 2016 501 avvocati non hanno preso nemmeno una pratica, e nell'albo aggiornato del 2020 339 avvocati anch'essi non hanno preso nemmeno una pratica. Allora, siccome le linee guida dell'ANAC parlano di rispettare i criteri di equa ripartizione delle pratiche tra tutti gli avvocati e di rotazione tra le pratiche, io chiedo con forza appunto anche al presidente di regione, all'assessore regionale alla sanità, di sensibilizzare l'azienda, che comunque è un ufficio legale interno con avvocati assunti, a far ricorso all'esterno solo in casi eccezionali, ma comunque quando si fa il ricorso all'esterno io chiedo di fare una equa ripartizione affinché tutti possano lavorare, come ci dicono appunto le linee guida dell'ANAC. All'ANAC chiedo di far chiarezza, di capire. Questa è una pratica sicuramente per rispettare principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di trasparenza, di efficacia, di efficienza, e quindi credo che sia una grande battaglia di legalità e di civiltà. E torniamo a parlare di emergenza sanitaria. In occasione del convegno organizzato dall'Università d'Annunzio Convivere con il Covid-19, l'infettivologo Vecchiet e il genetista Stupia hanno analizzato la situazione attuale del virus in Abruzzo. Selenia Secondi. Professor Stupia, come vanno letti i dati attuali? La crescita vertiginosa si è arrestata, quindi abbiamo molti casi ma non stanno più aumentando, si sono stabilizzati. Il dato però più interessante è che abbiamo fatto un po' un'analisi della prevalenza di Omicron e Delta. Ormai sulla popolazione abbiamo fondamentalmente solo Omicron, ma se andiamo a vedere i casi più gravi, quelli che finiscono a pneumologia o in rianimazione negli ospedali, lì sono 50% Delta e 50% Omicron. Questo cosa vuol dire? Che Delta, lo sapevamo, essendo più aggressiva, è tuttora responsabile dei casi più gravi. Quindi questo ci fa ben sperare che nelle prossime settimane i casi di infezione rimarranno molto alti, perché Omicron è molto infettiva, ma dovrebbero calare i casi gravi e anche il numero dei morti. Questa è la previsione che facciamo, che spero sia quella giusta, perché vorrebbe dire a questo punto cominciare veramente a passare dalla fase pandemica a quella endemica. Qual è la fotografia tutt'oggi del suo reparto, anche tenendo conto di quelli che sono stati coloro che sono guariti dal Covid l'anno scorso? Ma al momento la pressione sull'ospedale, ma credo che sia un dato regionale, non è ancora affievolita. Di solito avviene prima sul territorio e poi conseguentemente noi vediamo anche una pressione che si ridurrà, speriamo, sull'ospedale. Rispetto a quello che abbiamo imparato dai pazienti che si sono contagiati mesi e mesi fa, ci siamo confrontati con questa patologia nuova, che è appunto chiamata long Covid, perché in qualche modo, non vorrei sembrarle un estremista, ma per alcuni pazienti la negatività del tampone non significa e non corrisponde a una reale guarigione.
La negatività del tampone dichiara la non infettività del soggetto, ma probabilmente per i meccanismi di tipo infiammatorio che questo virus innesca e per la disregolazione che dà al sistema immunitario, molti pazienti a distanza di mesi continuano ad avere disturbi in diversi distretti anatomici. Guardando al futuro, che tipo di strascichi ci sarà? Avremo due situazioni, una post bellica, diciamo, nel senso che dovremo lavorare sui danni dell'economia, sui danni psicologici delle persone, soprattutto dei giovani. L'altra purtroppo ancora bellica, che è quella che avremo sulla popolazione dei non vaccinati, se ne parlava proprio dentro, l'Abruzzo da solo ha 60.000 persone non vaccinate e per loro tutto questo scenario è ancora bellico, non post bellico, nel senso che loro infettandosi rischiano di stare male. Restiamo a Chieti perché questa mattina nella zona bassa della città una pattuglia della polizia municipale ha scoperto una parrucchiera sprovvista di Green Pass che alla richiesta degli agenti ha esibito una certificazione relativa a un tampone ormai scaduto da tempo. A quel punto la pattuglia ha elevato una sanzione di 400 euro e in via cautelare è stata disposta l'interruzione dell'attività. Nessuna sanzione invece è stata riscontrata a carico delle clienti. I dati dell'Istat e della Fondazione Migrantes rivelano che la pandemia, nonostante le restrizioni, non ha fermato i flussi migratori. Gli abruzzesi residenti all'estero sono circa 200.000. La meta più gettonata è l'Argentina. Giuseppe Dintino. Un piccolo Abruzzo ha deciso di andare via dall'Italia. All'estero sono quasi 200.000 gli abruzzesi, il 15% della popolazione regionale e il 3,5% di tutti gli italiani che vivono al di là dei confini nazionali. Circa un terzo degli abruzzesi all'estero è emigrato dalla provincia di Chieti. E quanto emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2021 della Fondazione Migrantes, che si basa sui dati dell'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. I numeri quindi sono parziali, con ogni probabilità c'è una fetta di abruzzesi immigranti che non essendo iscritti all'anagrafe non gonfiano le statistiche. Tra le mete preferite dove costruirsi una vita, gli abruzzesi mettono l'Argentina al primo posto. Un migrante su cinque sceglie di trasferirsi nel paese sudamericano. Sono circa 40.000 gli abruzzesi in Argentina. Se si radunassero tutti formerebbero una città delle dimensioni di Vasto. Nella lista seguono la Svizzera, anche per una questione di prossimità, e il Belgio. E se la maggior parte degli abruzzesi all'estero proviene dalla provincia teatina, restringendo l'analisi ai soli comuni, il numero più alto è quello dei pescaresi. Sono 7.725 quelli iscritti all'anagrafe. Seguono Vasto e Lanciano, subito dopo L'Aquila e Teramo, mentre Chieti è all'ottavo posto. Se invece paragoniamo il numero dei residenti all'estero con quello di coloro che ancora calpestano la terra natia, allora il capoluogo dell'emigrazione abruzzese è Roio del Sangro. A fronte di una popolazione attuale di 95 persone nel comune in provincia di Chieti, i roiesi iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero sono 246, quasi il 260% di coloro che sono rimasti. A seguire nella classifica dell'incidenza altri due comuni teatini, Borrello e Rosello. E a livello nazionale l'Istat evidenzia come la pandemia, con le conseguenti restrizioni delle libertà di movimento volte a contenere il virus, non ha fermato i flussi migratori. Secondo l'Istituto di Statistica, nel 2020 sono state 160.000 le persone che hanno abbandonato l'Italia, il 10,9% in meno rispetto al 2019. Il numero però riguarda anche l'emigrazione di residenti non italiani, diminuita di circa un terzo. Se invece consideriamo i soli cittadini italiani, nel 2020 sono stati oltre 120.000 coloro che hanno spostato all'estero la residenza, un calo rispetto al 2019 di meno di un punto percentuale. Insomma, le limitazioni hanno bloccato qui soprattutto gli stranieri. Nel 2020 il flusso più consistente di cancellazioni per trasferimento della residenza all'estero si è registrato nel nord Italia. Si chiamava Fabio Oggioni, di 53 anni, ed era un dipendente di TUA, la società di trasporto pubblico abruzzese, attualmente in servizio
a Lanciano l'uomo morto questa mattina dopo essere stato investito da un carro attrezzi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Oggioni era fuori dalla sua auto e la stava spingendo perché era senza carburante, quando in prossimità di una curva è sopraggiunto il veicolo che lo ha travolto. Sul posto sono arrivati carabinieri, 118 e vigili del fuoco, ma purtroppo per Oggioni non c'era più nulla da fare. La salma è stata portata all'obitorio del policlinico di Chieti. Appassionato di calcio, Oggioni era stato nella sezione Lanciano dell'Associazione Italiana Arbitri, che in un post su Facebook lo descrive come uomo di grande uomo di sport. Cordoglio è stato espresso dal presidente di sezione Igor Iuri Paolucci e da tutti gli associati frentani. Andiamo a Teramo adesso, dove il Partito della Rifondazione Comunista ha espresso la sua contrarietà alla realizzazione del nuovo ospedale a Piano d'Acce. Ha puntato l'indice anche contro l'amministrazione comunale. Noi come Rifondazione Comunista ribadiamo la nostra posizione. Siamo nettamente contrari all'ipotesi di spostare l'ospedale di Teramo a Piano d'Accio, a Fiumicino o altrove. Mentre diciamo che siamo favorevoli alla realizzazione di un nuovo ospedale di secondo livello a Teramo, nell'area dove sorge l'attuale ospedale Mazzini, nel quartiere di Villa Mosca. E purtroppo dobbiamo criticare l'amministrazione comunale, perché se fino ad oggi, in tutti questi anni, è rimasta silente o ondivaga in merito all'argomento della localizzazione del nuovo ospedale di Teramo, abbiamo visto che qualche giorno fa il primo cittadino si è dichiarato favorevole allo spostamento dell'ospedale a Piano d'Accio, purché, ha detto, l'ospedale Mazzini non resti vuoto e venga quindi chiuso, ma continui ad ospitare uffici e ambulatori dell'AS. In questa città il comitato promotore per il nuovo ospedale del Mazzini ha raccolto più di 10.000 firme. Ci sono anche i cittadini e i sindaci, gli amministratori delle zone interne montane che sono contrari allo spostamento dell'ospedale di Teramo. Ricordiamo anche un particolare: qualche anno fa questa stessa maggioranza era all'opposizione e aveva partecipato alla raccolta firme, ricorderete, 5.000 firme contro l'abbattimento del vecchio stadio comunale. I democratici all'epoca erano insorti, chiedevano alla giunta di centrodestra un referendum, la partecipazione, chiedevano che tutti i cittadini potessero dire la loro. Ebbene, oggi che loro sono al governo in questa città, sembra che 10.000 firme non valgano nulla. E quindi diciamo, chi comanda in questa città? Da una parte abbiamo la volontà popolare che è stata manifestata, 10.000 firme non sono poche, tanti cittadini sono contrari a questa ipotesi, dall'altra abbiamo quindi i vertici della ASL di Teramo, molti amministratori esponenti del centrodestra provinciale e regionale, e adesso registriamo che su questo carrozzone è salita anche l'amministrazione comunale di Teramo. Pescara è tra le 8 città finaliste candidate a diventare capitale del libro. In ballo ci sono i finanziamenti del Ministero della Cultura. Pescara potrebbe diventare la capitale italiana del libro. Il progetto presentato dal capoluogo adriatico e tra gli 8 finalisti è frutto di una sinergia tra pubblico e privato, ci spiega l'assessore Paoni Saccone. Il progetto che abbiamo presentato è la Città Libro, è un progetto molto importante e innovativo che coinvolge anche dei partner che ci hanno aiutato e che ci aiuteranno poi, se dovessimo vincere, a mettere in atto quello che è stato scritto nel progetto presentato, nel dossier che è stato presentato al Ministero. E noi siamo fiduciosi, incrociamo le dita e speriamo di raggiungere questo risultato, che è un risultato strabiliante e molto importante, perché Pescara è già una città che legge, una città dove tantissime associazioni, tantissimi privati richiedono di poter utilizzare gli spazi che sono messi a disposizione dall'amministrazione comunale per organizzare proprio degli incontri di lettura, e noi proprio su questo abbiamo puntato sul fatto che Pescara è una città viva proprio sotto questo aspetto della lettura. L'11 febbraio il progetto sarà presentato davanti alla commissione e poi si proclamerà la città vincitrice. La capitale del libro riceverà
da Roma 500.000 di euro. Il progetto prevede, per chi dovesse vincere, un contributo di 500.000 euro e per utilizzare proprio per implementare la letteratura a livello cittadino, e noi siamo pronti per questo. E il Comune ha previsto un cofinanziamento di 110.000 euro e quindi al termine, se si dovesse raggiungere questo obiettivo, dovremmo avere a disposizione 610.000 euro per mettere in atto tutto quello che è stato progettato nel dossier presentato al Ministero. Fondi per 13,6 milioni di euro dal PNRR sono in arrivo per l'ATER dell'Aquila. Buona parte della somma sarà utilizzata per lavori agli alloggi residenziali in territorio marsicano. Il punto con il presidente dell'ATER aquilana, Isidori. Presidente, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane è arrivata la notizia di ulteriori fondi per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, parliamo di oltre 13 milioni di euro, ma già sono stati stanziati diversi fondi proprio per rilanciare in un certo senso l'ATER, soprattutto in alcuni territori dove la situazione era ferma da veramente diversi anni. A che punto siamo e dove verranno catalizzati questi fondi? Devo fare una piccola premessa. Quando ho assunto l'incarico sono andato in giro per tutti i comuni della Marsica, in particolare anche nelle altre parti della provincia dell'Aquila, per verificare le condizioni degli alloggi ed abbiamo riscontrato delle condizioni di estremo disagio degli inquilini, perché gli immobili non erano manutenuti, non per responsabilità dell'ATER ma per carenza di fondi, e fortunatamente con il super bonus e con gli altri strumenti che ci sono stati accordati abbiamo capito che si può trovare una soluzione ed abbiamo avviato in particolare per la Marsica un programma massivo di interventi. Senza trascurare gli altri comuni, abbiamo avviato il super bonus per tutti gli immobili della Marsica, sia in proprietà esclusiva sia in proprietà mista. Siamo alla fase della progettazione e adesso partiranno gli appalti per l'esecuzione dei lavori. E poi abbiamo sfruttato il PNRR con un lavoro, un coordinamento importantissimo con tutti i tecnici dell'ATER, e abbiamo adottato 17 progetti, dei quali 13 sono stati tutti inseriti immediatamente nel fondo del PNRR. È un successo, perché verificherete che anche per le altre ATER non è stato così facile come invece siamo stati in grado di fare noi. Quindi il plauso va in realtà ai tecnici dell'ATER e alla direzione del direttore D'Ercole. L'unico obiettivo che abbiamo è quello di migliorare le condizioni di vita degli inquilini, quindi posso dire che tutti i progetti che non sono ricompresi nel PNRR non devono far preoccupare gli inquilini, per un motivo molto semplice, perché con il super bonus integriamo laddove quei fondi non ci sono. E poi da ultimo ci sono i fondi di una legge che si chiama legge 80 e di un'altra legge che prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche ed altri lavori di piccola manutenzione, per cui non ci sarà un alloggio che non sarà ristrutturato. L'ultima attenzione che riversiamo nell'interesse della collettività è l'attenzione particolare al sisma, per cui non ci sarà un alloggio che non sarà verificato da un punto di vista sismico, e adotteremo dopo queste verifiche tutti i provvedimenti necessari per sistemare e per tutelare la salute e l'incolumità delle persone. Torniamo a Pescara adesso, dove nasce lo Sportello dei Sogni, l'iniziativa benefica promossa dalla Società Nazionale di Salvamento Sezione di Pescara e dalla Confcommercio, è stata presentata nella giornata di oggi. Lo Sportello dei Sogni, l'associazione che lei ha fondato tanti anni fa, sbarca in Abruzzo grazie a questo accordo con la Società di Salvamento Sezione di Pescara e la Confcommercio di Pescara. Esatto, lo Sportello dei Sogni è un'organizzazione di volontariato che nasce per realizzare i desideri del cuore di tutti i pazienti oncologici ricoverati presso le strutture ospedaliere d'Italia. Nasce perché la terapia dei sogni è una terapia che aiuta psicologicamente il paziente, perché al paziente, nel momento in cui viene chiesto qual è il tuo desiderio del cuore, sposta l'attenzione appunto dal periodo buio della malattia a quello che potrebbe essere un'eventuale realizzazione del desiderio del cuore, che potrebbe essere una gita in gondola, diventare per un giorno capotreno. Sono esempi di sogni che abbiamo già realizzato. Ai pazienti viene regalata questa meravigliosa scatola che noi definiamo kit dei sogni, al cui interno c'è la bacchetta magica, che serve un po' simbolicamente per fare le magie, e all'interno c'è la federa per il cuscino, una federa che serve simbolicamente per sognare, per colorare l'ambiente asettico dell'ospedale. Chiunque può contattarci e visitare il sito www.losportellodesogni.it o scrivere info@losportellodesogni.it. L'amministrazione già da anni cerca di
mettere insieme questo connubio tra sport, in modo particolare solidarietà, e questa cosa ci viene proprio in maniera precisa, perché l'amministrazione sta organizzando diversissime manifestazioni sportive a carattere internazionale, e sposare un progetto di questo genere sicuramente fa molto bene, soprattutto perché donare fa bene non solo a chi lo fa, ma non solo a chi lo riceve, ma anche a chi lo fa. E quindi oltretutto trovare un'associazione insieme all'amministrazione che sente sensibile a questa tematica, sicuramente nasceranno bei progetti. E con piacere accogliamo anche quest'altra associazione e quest'altra iniziativa che è approdata a Pescara, e siamo veramente felici e mettiamo a disposizione tutto il nostro know-how, tutti i nostri mezzi e le nostre forze con tutti i nostri volontari per esaudire i sogni di tutte queste persone che hanno bisogno ovviamente di realizzare i propri sogni. Confcommercio sta vicino anche alle missioni sociali. Questo noi riteniamo che sia una missione di grande nobiltà, e quindi noi diamo tutto quello che serve, il supporto a questo sportello. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla Serie C, dal Pescara, altro match casalingo per i biancazzurri che dopo il deludente pari con la Carrarese cercano i tre punti domani contro il Gubbio. Tornano a disposizione Cancellotti e Drudi, non ci sarà invece l'Edian Memusciai per un problema alla caviglia. Out anche De Risio, il tecnico Gaetano Auteri stigmatizza la prestazione nel turno infrasettimanale di recupero contro la Carrarese e si aspetta una squadra più affamata. Andrea Costantini. Il Gubbio è una squadra molto fisica, lo ha già manifestato all'andata. Una squadra che basa il proprio gioco, una squadra che comunque gioca a calcio, ma che basa il proprio gioco su questo aspetto fisico importante. Una squadra molto strutturata dal punto di vista fisico, una squadra un po' diversa dalla Carrarese, non per questo non ha valenza, anzi ha caratteristiche diverse, soprattutto quello, giocatori strutturati, è una squadra di grande impatto fisico. Noi dovremmo essere bravi a rispondere da questo punto di vista, quindi dal punto di vista agonistico, e fare prevalere i nostri criteri e le nostre caratteristiche migliori. Qualcosina cambieremo sicuramente, ma al di là, ma così come faranno le altre, ma perché è normale, perché non tutti stanno benissimo, però deve andare in campo un Pescara affamato e non sazio, ripeto, ritorno a dire, è quello che ho detto ai ragazzi. Mi ha deluso profondamente questa impressione di non fame che abbiamo dato, anche se complessivamente non abbiamo giocato una brutta partita, perché comunque siamo stati corali. E dopo tre trasferte consecutive il Teramo ritrova sempre domani lo stadio di casa, confronto delicato contro la Lucchese che viene dopo due sconfitte consecutive. Guidi carica i suoi per risalire la classifica, ancora qualche nodo da sciogliere per il tecnico che spera di avere Arrigoni dal primo minuto e sembra orientato a confermare Cisco e D'Andrea nel pacchetto avanzato. Ma è chiaro che le prestazioni devono aiutare ad arrivare a quello, è quello l'unico obiettivo, a maggior ragione quando iniziano a mancare le partite, dobbiamo a tutti i costi arrivare al nostro obiettivo. Quindi i miglioramenti che avevo detto a post gara erano orientati a quello, perché la prestazione brutta che non mi era piaciuta a Imola, che ci aveva portato a un risultato negativo, abbiamo giocato meglio a Siena, ma non è bastato. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più, e lo possiamo fare se continuiamo a giocare sul campo nella maniera giusta, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con la nostra qualità, cercando di fare ancora qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo, che è quello di fare dei punti. Io spero che tutti i tifosi e tutto lo stadio aiuti e solleciti la squadra per il bene del Teramo, come tantissimi tifosi della curva hanno sempre fatto e incitato, come quelli che ci incitano dal primo al novantesimo in ogni trasferta. Spero che tutto lo stadio ci stia vicino, poi è chiaro che a fine partita il giudizio di ogni persona è giusto che venga espresso nel bene e nel male. Ma allora, la Lucchese è una squadra allenata da un allenatore, da uno staff che stimo molto, perché è chiaro che hanno un'identità chiara
sul campo, è una squadra estremamente solida, una squadra che gioca con grande intensità, che ha sul campo ha conoscenze, e quando hai conoscenze chiaro vuol dire che il lavoro settimanale è fatto molto bene. È una squadra che nell'ultime mi sembra 14 o 15 partite ha perso due volte sole. Su 14 partite mi sembra che 10 volte non hanno subito gol, e quindi è una partita complicata, difficile, ma la squadra era già arrabbiata a fine partita. Hanno parlato dentro lo spogliatoio con forza, con la consapevolezza che dice: se giochiamo così ne perdiamo poche. È chiaro che poi quando giochiamo così non dobbiamo commettere delle sbavature per pigrizia come abbiamo commesso, cioè dobbiamo avere una visione che quando la palla l'hanno gli altri dobbiamo essere bravi a fiutare il pericolo, cosa che non abbiamo fatto nel primo gol. Ora le partite scarseggiano, come ho detto in precedenza, ogni partita va interpretata come se fosse una finale, e all'interno di una finale ogni pallone può essere quello decisivo, nel bene e nel male. Questa deve essere l'interpretazione che ci accompagna sempre, ma è quello che chiede in ogni singola esercitazione ai ragazzi. Però io dal punto di vista mentale vedo la squadra consapevole. Quando c'è consapevolezza poi penso che la partita la possiamo fare, interpretare, al di là di quello che sarà il risultato, che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze. Scendiamo in Serie D adesso, seconda giornata di ritorno, nuovo stop a causa del Covid per il Castelnuovo, rinviata la trasferta di Fano. Solo due le squadre impegnate in casa, Pineto e Nereto. Trasferte laziali invece per Notaresco e Chieti. Doppia sfida Abruzzo-Lazio nella seconda giornata di ritorno di Serie D. Fiuggi e Trastevere sono le più dirette inseguitrici della capolista recanatese, ma hanno in Chieti e Notaresco ostacoli verso la rincorsa. Il Chieti ha iniziato forte il 2022, rotto il tabù Angelini, dove ha fatto il pieno con recanatese e Nereto. Ora la squadra di Lucarelli cercherà di non invertire il trend in trasferta, dove finora ha dato il meglio. Squadra che vince non si cambia, allora il Chieti potrebbe replicare lo stesso 11 di domenica scorsa, con Lucarelli che recupera due pedine per la panchina, il difensore Aquilanti e il centrocampista Verna, che ha scontato la squalifica. Fiuggi ridimensionato nell'organico, ma che si è assestato bene dopo le turbolenze societarie. Continua a buttare punti sanguinosi in casa il Notaresco, che allora prova a riaffidarsi al suo ottimo formato trasferta, e a Roma servirà una gran prova contro il Trastevere, secondo in classifica, e che tra le mura amiche, dove è imbattuto in stagione, ha un rollino di marcia notevolissimo. C'è anche da vendicare la brutta sconfitta patita all'andata. Il tecnico Fani potrebbe affidarsi a qualche giovane, Scimia e o Pampano. Solo una vittoria potrebbe riaprire spiragli per il primo posto. Insidiosa trasferta per la squadra abruzzese, che ha fatto meglio negli ultimi due mesi. La Vastese rende visita al Vasto Girardi con l'obiettivo di dare seguito alla rincorsa di una zona playoff che dista appena due punti. La società ha rinforzato la pattuglia di under con l'innesto del terzino Gabriele Tancredi in uscita dal Castelnuovo, ed è pronta ad affidarsi di nuovo ai gol della premiata ditta Alessandro Alonzi per sbancare il Vitella. Dopo lo stop forzato di domenica scorsa torna in campo il Pineto, che ospita un Monte Giorgio in ottime condizioni, 7 punti in 3 partite del 2022. I marchigiani hanno peraltro appena annunciato il tesseramento di un ex Pineto, il difensore Francesco Bertolo, che ha giocato fino a gennaio nel San Giorgio, nel girone H, e ora potrebbe debuttare contro gli ex compagni. Partito Minozzi, accasatosi alla Recanatese, il Pineto non sembra intenzionato a tesserare l'argentino Minella in uscita dai Leopardiani. La squadra di Pomante prova a rimettersi in carreggiata per la lotta playoff. Recuperato Barlafante, potrebbe debuttare il centrocampista brasiliano Bruno Caprioli, in arrivo dalla seconda serie svedese. Queste le sue prime impressioni. La mia caratteristica nel di campo è un giocatore marcador, guerreiro. Quando a gente sta con la bola, sempre tem qualità. Gioco a perna direita, che è la mia dominante. Mas é isso, dar tudo dentro de campo, ajudar a equipe no que for possível, tanto na defesa quanto nos momentos de ataque, futebol. Pessoalmente, quero dar o meu melhor, quero ter meus objetivos individuais, isso é claro, mas quero ajudar muito a equipe, quero que a gente ganhe os jogos o máximo possível.
Situazione semi disperata per il Nereto, con appena 9 punti e a 11 di distacco dalla zona playout, la squadra di Del Grosso può solo cercare di vincere, anche se la scarsa consistenza della squadra rende tali propositi proibitivi. Domani al comunale è atteso un Matese che può risentire del recupero di 3 giorni fa. Ancora i box per Covid del Castelnuovo, rinviata la trasferta di Fano. E questo era l'ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata.